sono vestito abbastanza. Gioie e dolori a Venezia con l'affascinante carnevale più antico del mondo. La Serenissima rinnova l'appuntamento più atteso dell'anno. Spettacoli serali, cerimonie tradizionali, danze sfilate fino all'incoronazione della Maria del Carnevale. Intanto il comune, affogato da turisti e costretto ora a tornelli e telecamere, ha dato il via definitivo alla tassa di sbarco introdotta dall'ultima legge di bilancio, con tariffe che variano da 3 a 10 euro. Diverse le opinioni tra turisti e i residenti. Penso che la nuova tassa di sbarco per i turisti o per chi non si ferma più di una notte a Venezia sia una grande idea. La comunità in questo modo può usare il denaro per migliorare i servizi e salvare così Venezia. Era l'opinione di un turista australiano. Diverse saranno però le esenzioni. Si salvano residenti, studenti e lavoratori pendolari. Così paghi, ti fanno pagare per entrare al museo. Per cui non solo il caos che abbiamo adesso, ma la gente si sentirà anche autorizzata in qualche modo, avendo pagato, per cui questo creerà dei disastri. Il provvedimento partirà a maggio e porta già con sé disdette di turisti per il 2020 e albergatori preoccupati.